Teen Entertainment. Qualcuno di voi qui mi chiama mostro per il fatto che uso sangue e non inchiostro, per scrivere parabole che parlino del nostro modo di vivere la vita, e nella morte io ci godo. Tra tanti giri di parole non si arriva al sodo, menti primordiali, sì, ma come il brodo. Io ho la mente aperta dai segreti della Peyron, più resistente dell'armatura di Iron Man. O Maiden, saggezza rinvenuta dalla mela dell'Eden. Io ho imparato a trasformare ogni difetto in un segno unico, non di valore astratto, ma che resta in bilico tra il falso e il fatto. Vorrei bruciare con frecce ardenti come Eros il parere di persone che hanno perso il logos. È come Socrate reprimere la mente acuta, affogando i mille problemi in bicchieri di cicuta. Posso dirti, siamo come i due poli che per non fare male all'altro scegliono di stare da soli. Ma l'essere che è vive per sempre, quindi non scordate il viso di chi resta nella mente e rivive in ogni sorriso, per ogni viso che mi rende ogni giorno vivo. Reprimerlo aggressivo, la vita che ora schivo pone le scelte. Di aver sfiorato il punto critico, volubile e vivo come l'atomismo di Democrito. E atomi nell'anima, non più puro spirito, come la menzogna che il monaco fa l'abito. Leggenda di un falso pensiero ormai assopito, eredità di chi ama puntare il dito. Ma io ho imparato ad ascoltare il cuore per sentire i sentimenti e non solo le parole. Scrivo con il sangue per rendere vivo ogni testo che scrivo, in attesa del punto d'arrivo. Essere ciechi spinge ad odiare il nero, ciò che non vedi e non comprendi è definito alieno. Ma posso dirti tra i colori il nero è il più bello, perché li racchiude tutti come persone in un castello. Questo testo non mi aspetto che tu lo capisca, ma se solo una parola ti ha colpito fai che non svanisca. E posso dirti, siamo come i due poli che per non fare male all'altro scegliono di stare da soli. Ma l'essere che è vive per sempre, quindi non scordate il viso di chi resta nella mente e rivive in ogni sorriso, per ogni viso che mi rende ogni giorno vivo. Reprimerlo aggressivo, la vita che ora schivo pone le scelte davanti ad un bivio. Soffoca quello che sei, la mente aperta e mutamento incessante, Pantalei. L'atomismo è l'anima destinata a sparire, in contrasto con Eraclito, la teoria del divenire. Ed ho imparato che frequentare un liceo classico non porta apertura mentale, ma solo un danno drastico. Ciò che la concede è la sete di sapere, è la voglia di scoprire ciò che vuoi imparare. Se vuoi lo puoi trovare solo imparando a cercare ciò che cerchi nella mente e non lascia andare. Potrei inventare e raccontarti tante storie, è tra l'una e l'altra alimentare le paranoie. E posso dirti, siamo come i due poli che per non fare male all'altro scegliono di stare da soli. Ma l'essere che è vive per sempre, quindi non scordate il viso di chi resta nella mente e rivive in ogni sorriso, per ogni viso che mi rende ogni giorno vivo. Reprimerlo aggressivo, la vita